Facciamo il numero 142. Fin dal mattino vogliamo veramente.
appartiene la lode, la gloria, la gloria, creatura. Alleluia. Ringraziamo il Signore per questa gioiosa opportunità che ci fa il Signore, grazie, di avere qui nel nostro mezzo il pastore Salvatore Fiorino. Amen. Grazie. Ricordo che l'ultima volta che l'abbiamo visto era nel 2001, quando c'è stato il culto di dedicazione a questo locale, grazie al Signore, insieme al nostro pastore amato e fratello Nino Chinnici. E ringraziamo il Signore anche c'è il fratello Domenico. Grazie. Spesso, quindi ormai è di casa, diciamo. No? Ringraziamo il Signore che ci dà questa opportunità di essere nella presenza di Dio e il Signore è nostro pastore. Non ci mancherà. Ricordo che sempre nella nostra vita, quando camminiamo con il Signore, c'è sempre qualcuno che cerca di scoraggiarci nelle vie di Dio. E in questo scoraggiamento c'è sempre qualcuno che cerca di ostacolarci. E vi ricordo che un giorno qualcuno si presentò dal maestro dicendogli che la figlia era gravemente ammalata. E a un certo punto la figlia è morta. E allora quello che era stato mandato insieme all'altro dice: dottore, che tu continui ancora a importunare il maestro, cosa gli dai fastidio? Lascia stare, che fai? Lascia perdere. Noi crediamo in Gesù Cristo. Amen. Dio dice: Signore, sono la resurrezione. Amen. Crede in me e morrà. Sì, su questo corpo, con questo corpo moriremo, ma resusciteremo. Amen. È necessario che questo corpo muore per poter resuscitare. Scritturale. E allora gli disse: non temere, ma credi solamente. Sembra una parola così semplice, però intanto dentro di noi, quando c'è questa aspettativa, nascono grandi conflitti, grandi problematiche, grandi interrogativi. Ma sarà vero? Non sarà vero? Posso? Non posso? Noi dobbiamo soltanto, fratelli, abbandonarci nelle mani del Signore. Più pensiamo, peggio è. Meno pensiamo e ci diamo nelle mani del Signore. Amen, alleluia. Tante volte è successo nella nostra vita che avevamo bisogno di qualche cosa particolare e tutto ad un tratto l'abbiamo avuto e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di chiedere. Oh, io non l'ho chiesto nemmeno, ma guarda, tu puoi essere. Amen, gloria al Signore. Eppure il Dio che noi crediamo è scritto proprio espressamente e non è potente. Amen. Adesso comunque volevo subito invitare il fratello Domenico a darci un saluto, una parola. Amen. 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 Grazie. Grazie. Il Signore sia lodato. Amen. Amen. Ti dico la verità, ieri ho detto che sono vicino a fratello Fiorino, ho detto ieri sono andato a dormire alle 2 di notte perché non riuscivo a dormire. Ma non perché non avevo sonno, ma proprio per l'adrenalina che c'era. Gloria a Dio! Gloria a Dio! La presenza che ieri abbiamo ricevuto da parte del Signore. Grazie, Signore. Stavo meditando mentre parlava il fratello Alberto. È vero, ci vediamo spesso. Sapete, stavo meditando una cosa molto importante. C'è un servo del Signore che andava a trovare una famiglia, un altro servo, visto che conosceva molto bene la città, però non sapeva l'indirizzo, aveva anche l'indirizzo fra le mani, e diceva: Signore, ma come dobbiamo adesso arrivare a casa di questi fratelli? E lo spirito del Signore gli rivelava: prendi la strada meno battuta. Allora il fratello a fianco di Svitavi diceva: ma fratello, guarda, ti diamo in città, che forse ci sapranno dire dove abita questo fratello. Prendi la strada meno battuta. Quando arrivano, lo Spirito Santo proprio li porta proprio sotto il palazzo del fratello. Il fratello si gira e gli dice: ma fratello, ma come hai fatto? Sapete, lo Spirito Santo ci guida, è la nostra guida spirituale. Amen. E la Bibbia dice, la Bibbia non dice che larga la via e ci porta alla perdizione, mentre la via meno battuta, che la via stretta,
ci porta alla vita eterna. Amen. Questo fratello abitava una strada di campagna che era meno, una strada meno battuta. Quello che voglio dirvi, che nella strada che Dio ci ha posto, è una strada che davvero è faticosa a camminare. Eppure il profeta diceva: distrattate i campi, i vostri campi, che a volte sono pieni di sassi, pieni di insidie, ma il Signore stamattina vuole rendere davvero il nostro cammino facile, facile e lucido davanti al trono di Dio. Io per me è stata una grande gioia ieri avere la nostra comunità piccola, ma dove davvero si è sentito il fuoco dello Spirito Santo. Amen, alleluia. E io voglio pregare per fratello Fiorino, voglio pregare per la sua comunità, voglio pregare affinché questa comunione, amen, fra di noi persiste, amen, fino a che il Signore sarà ritornato. E io pregherò il Signore che fra qua un anno, se Dio non sarà ritornato, chi lo sa, forse tutti quanti assieme andremo a trovare il fratello Fiorino e faremo una settimana, amen, lodate il Signore, perché sapete che dove c'è davvero l'amore fraterno, davvero il Signore si muova a compiacimento. E come ieri si c'era una sorella che aveva un problema alla schiena, diceva: abbi fede, perché il Signore sa quando c'è il fratello Nino, quando meno te l'aspetti. Quando meno te l'aspetti, amen, il Signore opererà. Alleluia. Questa è la verità dei santi uomini. Amen. Se Dio vi dico la verità, io ringrazio Dio di come il Signore mi ha portato qua a Milano già 12 anni fa. Ma se uno mi avrebbe detto che un giorno avrei incontrato uomini, perché io da quando avevo 12 anni ho detto: Signore, fammi sempre incontrare uomini che davvero temano la tua parola. Venivo sempre in casa mia, in casa di mio padre, che quando lui parlava io mettevo ai suoi piedi e ascoltavo la parola di Dio, e quando lui parlava davvero uscivano parole soavi, parole profumate dalla sua bocca, e lui sapeva riconoscere quando una persona era triste, quando davvero era aggravata, afflitta, e lui con le parole della parola di Dio davvero ti tirava su. Gloria a Dio. E io ho sempre detto, ho detto: Signore, fammi incontrare uomini che davvero camminano secondo la tua parola. Il privilegio di incontrare il fratello Alberto, ma di incontrare il fratello Fiorino, ma di incontrare anche il fratello Giovanni Chinice, ma soprattutto davvero colui, come dice la parola del Signore, che quando Mosè fu chiamato davanti alla presenza di Dio, Giosuè continuò. Non è che fece un altro ministero, continuò. Amen. Amen. L'uomo di Dio. Grazie, e noi siamo solo la continuazione, amen, di quel ministero. Vedere la Chiesa che danza, canta, esorta, davvero si rafforza, davvero nell'amore unico, io posso dire grazie, che davvero il Signore ci abbia donato servi che hanno temuto alla parola di Dio. Gloria a te. Grazie a te. E buono Gesù. Amen. E voi sapete che per andare alla vita eterna che cosa bisogna fare? Dice la parola: siatemi santi perché io sono un Dio santo. Amen. E solo chi è santo, dice la parola del Signore, vedrà il Signore. Gloria a te. Io questo posso dire. Che cosa posso aggiungere la parola di Dio? Io non posso niente aggiungere. Grazie. Ma possiamo solo prendere. Amen. E non dobbiamo essere solo come delle spugne. Prendere davvero ogni giorno dalla parola di Dio. Gloria a te. Vedremo la gloria di Dio manifestarsi davvero nella nostra vita. Amen. Che Dio davvero vi benedica. E io voglio dirci a fratello Fiorino: mandi saluti alla Chiesa di Napoli. Amen. So che hai dei collaboratori veramente che sono anche miei amici, oltre a essere miei fratelli. E so una cosa, che il Signore possa rendere l'opera di Napoli, perché c'è tanto lavoro anche là, come ce l'abbiamo anche qua. E io credo che al più presto possibile possiamo rivedere un'altra volta il nostro mezzo. Amen. Questa volta vorrei davvero con tutto il cuore che portassi anche il tuo figlio, perché ha una grande testimonianza. Amen. Ha una grossa testimonianza di come il Signore davvero l'ha tratto, amen, dalla fossa della morte. Amen. E vi dico la verità, una grossa testimonianza per me di carisma, amen, degli uomini di Dio. Io credo una cosa, che ogni servo che cammina con i servi di Dio, gli apostoli avevano preso l'impronta di Gesù Cristo. Amen. E noi dobbiamo prendere l'impronta. Amen. Dei nostri servi. Amen. 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 Che Dio vi benedica. Amen. Amen.
Alleluia. Gloria al tuo santo nome. Gloria a te, Gesù. Grande tu sei, Signore, alleluia. Gloria a te, Gesù. Yes.
Quelle nostre emozioni non sono delle
manifestazioni emotive, ma soltanto la manifestazione della presenza e della potenza di Dio. Amen, alleluia. Perché Dio è vivente. Amen. Altrimenti a chi lo daremo? Ma noi lo diamo Dio vivente. Amen. Ma se faccio la parola. Alleluia! 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 Ringraziamo stamattina. Lo Spirito Santo è già all'opera. La sua virtù stamattina inonderà i nostri cuori. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Voglio sentire
esatto. Ma noi abbiamo cantato che la fede è che cosa? La certezza delle cose che noi speriamo, ma la dimostrazione visibile delle cose che noi non vediamo. Alleluia, Signore! Ed è proprio quello che noi non vediamo che la fede dimostrerà visibilmente. Attraverso di noi. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore, grazie. Amato fratello Alberto Verina, al quale ho rivolto già da mesi, se non erro, di venirci a trovare a Napoli. Vediamo quando si compierà questo miracolo. Gloria a Gesù! Alleluia al Signore! Dio sia ringraziato! Amen. Dico senza tema di dubitare, perché le cose che io dico sono già state nel mio cuore. Io ho apprezzato sempre l'amato fratello Regno Alberto nel mio cuore. Sapete perché? Perché fra noi, grazie a Dio, fra noi godiamo di una ottima salute spirituale e di una comunione reciproca nella parola di Dio. Anche se Gesù è il gran maestro e noi come suoi, beh, ci definiamo oggi a discepoli, ci definiamo come piccoli alunni che abbiamo tanto bisogno di apprendere dal grande maestro Gesù. Al Signore! Siamo, perché in questa comunione di spirito, che grazie a Dio possiamo godere insieme, così lo Spirito Santo si compiace di farci sentire grande libertà. Gloria a te, alleluia, alleluia, Signore. Gloria a te, siamo, fratello. Grazie, Gesù. Non lo devo dire più. Gloria a te, Gesù. Mio padre, quando una cosa la diceva più di una volta, poi dice: non te lo devo dire più, perché la prossima volta ti confondi in te. Gloria a te, alleluia. 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 Ieri lo devo fare pure ora. Amen.
appena sapere. Gesù, io ho avuto una mamma, grazie, Gesù, veramente preziosa nella vita. C'è stata di grande esempio in famiglia, la donna che cercava del continuo il Signore. Il Signore fin dal mattino ella recava il suo cuore nelle mani del Signore e mi diceva: figlio mio, io sto del continuo in comunione con il Signore. Grazie. Alleluia. Alleluia. Mentre faccio le faccende di casa, stiro, lavo, passo lo straccio, lavo i piatti, tu la vedevi cantare al Signore. Gloria a te, Gesù. Cantava, pregava. Grazie, Gesù. Ma la sua mente, come quella di Enoch, stava sempre in comunione. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Vedo la gente qua
così a volte durante la parola, sapete che cosa mi verrebbe? Di prenderli e di buttarli fuori. A te dire, ma dove sei? Gloria a te. Alleluia, sei qui col corpo, ma non col cuore. Alleluia, Signore. Sempre che tu ascolti, ma la tua mente ha giove. Non ricevi la parola, resti vuoto. Lo deserto, non trovi pace. E dentro di te. Alleluia. Ma io mi ricordo che come voi, alleluia, andando al culto, con la mia famiglia, non quando non avevo l'incarico di vigilare sopra i movimenti che si attuavano all'interno della Chiesa, io restavo incantato guardando l'uomo di Dio e ascoltando la parola. Amen. 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 Alleluia. Oh, se qualcuno mi toccava pure, io mi sentivo disturbato. Pure qualcuno sa, frate, no. Grazie. E non c'è adesso dell'ascolto della parola di Dio. Grazie. Non volevo perdere neanche un iota, dice la scrittura. Alleluia. Alleluia. Grazie. La parola che tu perdi è un'interruzione. Siete tutti presenti? Amen! Alleluia! Faccio l'appello. Alleluia! Gloria a te. Bene, vi leggo qualche cosa che la Bibbia. Grazie a te. Alleluia, Signore. Io gradirei che i nostri culti tornino nuovamente festosi come un tempo. Un tempo non c'era niente, fratello, la povertà era estrema. Estrema. Gloria a Dio, non sono qui a denciare nel merito, ma vi dico che anch'io ho camminato senza scarpe, con i piedi scalzi, tornando a casa con i piedi insanguinati, perché in quel tempo non c'ero le scarpe. Ma nei fratelli vedevo uno spirito animato, grazie al Signore. Alleluia, Signore. Grazie. Della Chiesa. Gloria, non si aspettavano i pastori, non si aspettavano gli apostoli perché Dio toccasse, perché Dio liberasse, perché Dio amasse. Questi sono i segni che accompagneranno tutti quelli, amen, che hanno creduto. Alleluia, fanno queste cose in modo da non poter resistere a tale spirito potente. Voi avete chiesto al Signore che i nostri culti tornino festosi come il giorno. Alleluia, Signore. Grazie. Voglio andare nella casa del Signore a strascico omi. Gloria a te. Ci debba andare stasera. Gloria a te. Sono stanco. Gloria a te. Sono confuso, mi sento disorientato, non so cosa fare, che decisione prendere, andare di là, e molti vengono inchiodati nella loro casa, pensando di recuperare che cosa, pensando di risparmiare che cosa, in che cosa hanno guadagnato nella loro vita. Si va verso il fallimento. Se noi non perseveriamo nella parola di Dio, la quale dice non abbandonando la vostra comune adunanza. Grazie, Gesù. Piuttosto
incoraggiandoci, esultandoci. Alleluia. Vicendevolmente, tenendo presente che il Signore un giorno tornerà. Amen. Alleluia. Il giorno del Signore sarà la gioia di tutti quelli che l'hanno aspettato. Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Grazie. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito di quelli. Ora avendo il Dio compiuto e settimo giorno volta su a quel quale egli aveva fatto si riposò e settimo giorno da ogni sua opera che egli aveva. E Dio disse il settimo giorno lo santificò perché in esso egli si è riposato da ogni sua opera che gli aveva creata. Tali furono le origini del cielo e della terra quando quelle cose furono create nel giorno che il Signore il Dio fece la terra e il cielo e ogni albero e ogni arbusto della campagna avanti che ne fosse alcuno in sulla terra. Ed ogni erba della campagna avanti che ne fosse germogliata alcuna, perché il Signore Dio non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non era un uomo per lavorare la terra. Or un vapore saliva dalla terra che attaccava tutta la faccia della terra. E il Signore Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e gli abitò nelle narici un fiato vitale. E l'uomo fu fatto anima vivente. Ora il Signore Dio piantò un giardino in Eden dall'Oriente e pose qui l'uomo che gli aveva formato. E il Signore Dio fece germogliare dalla terra ogni sorta d'alberi piacevole a riguardare e buoni a mangiare. E l'albero della vita in mezzo del giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ed un fiume usciva di Eden per adacquare il giardino e di là si spartiva in quattro capi. Il nome del primo è Piso, questo è quello che circonda tutto il paese di Avila, ove e dell'oro. E l'oro di quel paese è buono, quindi ancora si trovano le perle, la pietra onichina. E il nome del secondo fiume è Dion, questo è quello che circonda tutto il paese di Cus. E il nome del terzo fiume è Ibicher. Questo è quello che corre di rincontro alla Siria e il quarto fiume dell'Eufrate. Il Signore Dio dunque prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden per lavorarlo e per guardarlo. E il Signore Dio comandò l'uomo dicendo: mangia appunto ogni albero del giardino, ma non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo tu il Signore Dio disse ancora: e non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto convenevole a lui. Ora il Signore Dio, avendo formato
della terra, tutte le bestie della campagna, tutti gli uccelli del cielo, e gli rimenò ad Adamo a ciò che vedesse qual nome potrebbe a ciascuno di essi, vorrebbe a ciascuno di essi, e che qualunque nome Adamo ponesse a ciascuno animale, esso fosse il suo nome. E Adamo pose nome ad ogni animale domestico e agli uccelli del cielo, ad ogni fiera della campagna, ma non si trovava per Adamo aiuto convenevole a lui. E il Signore Dio fece cadere un profondo sonno sopra Adamo, onde egli si addormentò, e Dio prese una delle coste di esso e salvò la carne nel luogo di quella. Il Signore Dio formò una donna della costa che egli aveva tolto ad Adamo e la menò ad Adamo, e Adamo disse: a questa volta pure ecco osso delle mie ossa e carne della mia carne. Costei sarà chiamata femmina d'uomo, con giosa che costei sia stata tolta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si atterrà alla sua moglie, ed essi diventeranno una stessa carne. Le due, Adamo e la sua moglie, erano nudi e non se ne vergognavano. Vogliamo dire amen. Gloria a Dio. Signore, a te prendiamo tutta la gloria e tutta la gloria. Gesù Cristo, Signore, grazie. E ti salutiamo, guida e conduci alle nostre, alle rive delle acque, grazie. Che ancora oggi abbondantemente tu fai scorrere in mezzo al tuo popolo. Oh, alleluia, Signore, perché noi siamo stati chiamati per essere ancora stamattina non solo degli ascoltatori, ma degli uditori che amano mettere in pratica la parola. Oh, amen. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Grazie. Gloria a Dio, Jesus Christ. Ringraziato sia il Signore, grazie, Gesù, perché nella sua immensa benevolenza e compassione egli ci ha voluti chiamare a questo grande alto privilegio spirituale, nel quale privilegio abbiamo noi stessi goduto delle immense consolazioni, benedizioni, ma anche grandi benefici da parte del Signore, per cui è scritto: anima mia, benedici il Signore, e non dimenticarne alcuno dei suoi benefici. Alleluia. Ricordiamo, alcuno significa non è dimenticare nemmeno uno. A volte noi siamo piuttosto superficiali e cadiamo nel relativismo e cerchiamo piuttosto le cose che ci stanno innanzi e quelle per cui tendiamo ad ottenerle secondo i nostri scopi o le nostre ambizioni. Ma dobbiamo stamattina, ricordandoci sempre e ovunque dei benefici che abbiamo ricevuti dal Signore. Ecco, mi vengono davanti tutto quello che il Signore ha fatto per me fin dalla mia infanzia spirituale ad oggi. Posso dire: Signore, ma tu hai fatto così tanto per me ed hai compiuto queste stupende opere, perché sono veramente opere straordinarie. Perché sono straordinari? Perché il nostro Dio è un Dio straordinario. Il nostro Dio è un Dio straordinario. E quando parliamo di opere meravigliose, cioè che fanno meraviglia, che stupiscono, alleluia, Signore, o restiamo stupefatti, ricordiamoci che egli compie meraviglie, perché il nostro Dio è veramente il meraviglioso. Alleluia.
come egli si manifesta nella grandezza del suo amore. Grazie, grazie. Alleluia al Signore. Grazie. C'è scritto di non disprezzare il giorno delle piccole cose. Gloria a te, Gesù. A volte teniamo alle grandi cose. Stanotte il Signore mi mostrava questo. Teniamo le cose grandi. Oh, fratelli, noi non siamo per dare spettacolo a nessuno. Non siamo per i grandi teatri, e nemmeno abbiamo scelto di fare i commedianti. Dio richiede che ciascuno di noi si sforzi ogni giorno di andare per la porta stretta. Mattina, fratello Domenico, ha fatto cenno della porta stretta. Stretta è la porta, angusta è la via. Non dimentichiamo che Gesù ha detto: beati sono quelli che la trovano. Gloria a te. Ha voluto puntualizzare. Amen. Perché nessuno si scoraggi, si sgomenti, perché nessuno abbia dei ripensamenti. Gloria a te, alleluia. Gloria a Gesù. Ma Gesù disse: beati sono quelli che la trovano. Gloria a Dio. Alleluia. Beh, un uomo beato si reputa felice, soddisfatto. Alleluia al Signore. Tu come ti reputi? Soddisfatto. Non lo sanno. Noi ci reputiamo felici di appartenere a Gesù. Alleluia, anche se a volte dobbiamo portare la croce in spalla, per questo è il segno evidente che noi siamo discepoli del Signore. Che Mosè levò un altare e pose una bandiera. Su quello disse: il Signore è la nostra bandiera. Amen. Alleluia il Signore. Gloria a te. Ma è tutto per la croce. Il Signore oggi è la nostra bandiera. Non solo la rimane, la disgustano, come dice Paolo, per molti è pazzia parlare oggi della croce. Per molti è come se fosse inoperante, dispregevole. Alleluia. Ma sapete che la debolezza di Cristo nel suo corpo è stata manifestata con la potenza. Amen. Di Dio. Amen. Perché ha preferito il compromesso.
ma beata è l'anima che allora oggi, gloria a te Gesù, preferisce l'immagine di Cristo. Amen. Alleluia. Perché non dimentichiamo che Gesù Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio. Grazie. Alleluia. Noi dobbiamo forse che cosa? L'immagine, grazie, di Gesù Cristo, che è l'immagine dell'invisibile Dio. Alleluia. Dobbiamo essere l'immagine di Cristo visibile al mondo. Amen. Citava che anche i giudei di quel tempo, quando dirono Giovanni e Pietro parlare con quella franchezza, con quella speditezza di espressione, dissero: ma questo qua sono degli idioti, degli analfabeti, come possono esprimersi così? Allora si ricordarono che costoro non camminavano con Gesù. Amen. Camminavano con Lui, insieme a Gesù, facevano parte di Gesù ed erano diventati la sua espressione. Gloria a me Gesù. Da cui in cui si esprimevano, dissero in quel loro, ma si vede proprio che costoro siano discepoli di Gesù. Gloria a me, alleluia al Signore. Io stamattina mi voglio fare rinnamorare di Gesù. Amen. Amen. Lo amavi un tempo e ora che fa? Lo amo ancora, grazie a Dio. Non siete più. Gloria a te, Gesù. Sorelle, tu che ne pensi? Se? Dico sorelle per raggruppare tutte le sorelle. Non devo che ne pensi. Amen. Ci dobbiamo rinnamorare di Gesù. Amen. Ci dobbiamo rinnamorare di Gesù. Amen. Lo vuoi tu? Sì. Si invaghisce di tutto quello che li circonda attraverso radio, televisione, stampa, siti internet, tutta. Io vedo gente solo stordita a cagione del peccato che li predomina, che li schiavizza. Molte volte mi trovo dietro certi sportelli, no? Uffici pubblici. Io stiamo vicini, ma quello anche se l'ho trovato con specchietto davanti, ma ci parlo da vicino, non capito, e poi ripeto con più forza e mi dica lei: non ho capito ancora, ma chi sta pensando? La gente mi sembra stordita, proprio ubriaca di ciò che vede, sogna, pensa, desidera, protaccia, va in cerca, stordita, confusa. Dico: ma insomma, ma davanti a chi mi trovo? E allora
alzo la voce, ma non mi sente. Allora, sì, sì, mi dica. Certuni ci dico, ma tu la testa dove c'è? Ce lo dico a tu per tu. Ce la deve avere anche quello che devi fare. Alleluia Signore. Ecco, la gente è invadita, la gente è appresa, la gente è ogni giorno diavolo martello, attraverso questi mezzi. E oggi anche la pubblicità, come se cadesse da me. Ma è lo Spirito Santo stamattina ha un altro martello. Gloria a me. Lo volete questo martello? Amen. Il martello fa male. Alleluia. Gloria a te Gesù. Ma alla fine è scritto che spezzerà. Amen. Alleluia. Gloria a te. Seppure di pietra, ma nel contempo riceve la parola, ecco che alla fine questo cuore si spezzerà. Riteneva caro nel suo cuore la presenza
di Dio nella sua vita, era ogni cosa, era più che il cielo, più che la terra, più che tutti gli alberi, e i frutti, le erbe che Dio gli aveva disposte. Più di ogni altra cosa, Adamo aveva Dio, suo creatore, che era la cosa più preziosa della sua esistenza. Per noi stamattina è un monito. Noi riceviamo dal Signore. Alcuni pensano che per me questo è prezioso, per me questo è caro, per me questo è indispensabile, per me questo è tutto, ma escludono che il Signore sia la cosa più preziosa. Amen. Gloria al Signore. Gloria. Noi lo riteniamo il Signore Gesù la cosa più preziosa della nostra vita. Vuol dire che non ci faremo defraudare. Amen. Quello che per noi, amen, è la cosa più preziosa. Quando tu hai una cosa preziosa nella vita terrena, la cosa che tu dici, guai a chi me la tocca, gloria, guai a chi si permette di allungare la mano, perché tu di quella ne sei geloso, ne sei gelosa, alleluia Signore. Ma quanto più dobbiamo essere, amen, gelosi, amen, del nostro Padre celeste. Lo vogliamo ringraziare stamattina. Amen.